pannello dal soffitto dell'asilo di Via Piave ad Arona, collaboratrice scolastica in ospedale, la scuola è chiusa. Due romeni sono stati denunciati dai carabinieri di Villa d'Ossola, hanno rubato il bancomat a casa di un anziano, poi sono andati a prelevare. Sindaci delle vallate ossolane sul piede di guerra, nuovo orario scolastico delle superiori penalizza chi vive in montagna. Denise Mazzari, neoconsigliera di Fratelli d'Italia, conferma l'appoggio a Monti e sulle elezioni del 2025 dice affare interno alla Lega. Baveno e Stresa hanno inaugurato il percorso della memoria per ricordare la prima strage di ebrei in Italia avvenuta sul Lago Maggiore. Una nuova sede per Azzurra Basket in via 4 novembre a Crusinallo, soddisfatto il presidente Tamini. Una buona serata dalla redazione di Viccia Notizie, ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Un pannello del soffitto della scuola materna di Via Piave ad Arona si è staccato ferendo una collaboratrice scolastica, è successo prima dell'orario di apertura. Nell'edificio sono in corso dei lavori, la scuola resta chiusa. Questa mattina, prima dell'inizio dell'orario scolastico, una bidella della scuola materna di Via Piave d'Arona è rimasta ferita a causa dei calcinacci che sono caduti dal soffitto. È stata trasportata al DEA dell'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero per le cure del caso. Non si tratterebbe di ferite gravi. È accaduto tra il locale mensa e i bagni. I pannelli del controsoffitto questa mattina erano intrisi della pioggia in più locali. Uno è caduto. Nello stabile sono in corso dal mese di giugno dei lavori di manutenzione alla copertura del tetto, che non è in tegole, ma con guaina e manto bituminoso. Opere che non sono terminate, ma sono tuttora in corso. La scuola è stata chiusa e un centinaio di bambini rimandati a casa. Sul posto, per accertarsi dell'accaduto, si è recato tempestivamente il sindaco Federico Monti. Gli operai dell'impresa, che ha ottenuto l'appalto, erano al lavoro per rimediare al danno. L'assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli dice: sono stato chiamato dall'ingegner Paganelli all'asilo di Via Piave perché c'era un'infiltrazione d'acqua e un pannello era caduto in testa a un'operatrice dell'asilo. Sono arrivato subito e ho potuto vedere la persona a cui è cascato un pannello imbevuto d'acqua. La signora era spaventata. Abbiamo atteso l'ambulanza. Gli infermieri hanno verificato tutti i parametri, stava bene, compatibilmente con quello che gli è successo. È stata comunque trasportata al pronto soccorso. In ordine all'asilo, le aule dei bambini sono senza problemi, mentre ci sono pannelli bagnati nell'area mensa e bagno maestre. La ditta che è in corso ai lavori toglierà i pannelli e vedrà se la guaina ha avuto dei problemi per il temporale di stanotte oppure se vi sia qualche altra infiltrazione. Ovviamente ci rivarremo per qualsiasi responsabilità sul direttore lavori o sulla ditta. Al termine delle opere, il responsabile della sicurezza dirà se lunedì potrà riaprire l'asilo. Due squadre di vigili del fuoco del comando di Verbania con autoscala e una squadra del distaccamento volontario di Gravellona Toce sono intervenute nella serata di giovedì intorno alle 21.30 in corso Sempione nel comune di Gravellona Toce per l'incendio di un'abitazione. Le fiamme hanno interessato il quinto piano di un appartamento che è stato dichiarato inagibile. Al piano superiore, il sesto dello stesso complesso condominiale, una residente è stata evacuata e trasportata in ospedale da personale sanitario per accertamenti. L'incendio è stato verosimilmente causato dal malfunzionamento di un elettrodomestico. E un altro incendio si è verificato nella mattinata a Domodossola in un'abitazione di via Parri. Solo la prontezza nell'allertare i soccorsi ha evitato il peggio e il principio di incendio è stato prontamente estinto dai vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola, intervenuti con due automezzi. Le fiamme anche in questo caso si sarebbero sprigionate da un elettrodomestico e da materiale plastico. I vigili del fuoco sono riusciti a limitare le fiamme alla terrazza, evitando che si propagassero allo stabile. Due romeni pregiudicati sono stati denunciati dai carabinieri di Villa d'Ossola. Avevano rubato da una casa di un anziano il suo bancomat e poi sono andati a prelevare alla posta di Ornavasso. Dopo aver carpito la fiducia di un anziano, gli hanno rubato il bancomat e sono andati a prelevare. Sono stati però scoperti e denunciati un uomo 39enne e una donna 40enne di origini rumene residenti anagraficamente in Umbria, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio. La vittima del furto è un anziano 80enne della Bassa Ossola che lo scorso mese di luglio era stato agganciato dalla donna alla quale, raggirandolo, era riuscita a introdursi nella sua abitazione. Aveva distratto l'anziano e, frugando per la casa, aveva trovato il bancomat
iPad che l'uomo custodiva insieme al codice PIN in un borsello. Una volta uscita di casa con quel bancomat, sono stati fatti prelievi per un totale di 600 euro. L'anziano si è reso conto dell'accaduto e ha chiamato i carabinieri della stazione di Villa d'Ossola, che hanno scoperto che i prelievi di contanti erano stati effettuati presso il bancomat dell'ufficio postale di Ornavasso. Hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza che mostravano un uomo e una donna mentre effettuavano il prelievo. Alcune settimane dopo, una pattuglia dei carabinieri di Crodo, nel corso di un normale servizio di controllo all'interno di un bar, ha identificato una coppia di rumeni risultati gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, che viaggiava a bordo di un'auto intestata a un prestanome italiano residente in Umbria. Insospettiti della loro presenza in zona, i carabinieri hanno controllato gli schedari delle persone da ricercare autrici di reati, verificando che corrispondevano per età e tratti somatici a quelle indicate dai colleghi di Villa d'Ossola. Un'ulteriore verifica sull'auto ha permesso di appurare che il giorno del furto del prelievo fraudolento era transitata nei pressi del bancomat di Ornavasso in orario compatibile con il prelievo. Inoltre, la coppia ritratta nelle immagini dell'ufficio postale era praticamente identica all'uomo e alla donna identificati a Crodo dai carabinieri, che sono riusciti anche a scattare alcune foto all'uscita dal bar. Grazie a tutti gli elementi raccolti, i carabinieri di Villa d'Ossola hanno denunciato per furto in abitazione, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, la coppia di cittadini rumeni e, data la loro presenza nel territorio della provincia, sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se i due abbiano commesso altri reati in zona. Cade con il motorino, ma la polizia locale si accorge che è ubriaco con un tasso più di 3 volte il limite consentito. Denunciato un marocchino di 50 anni, l'incidente è avvenuto mercoledì alle 14. L'uomo proveniva da Unchio quando, giunto alla rotonda tra via Percossogno, via De Notaris e via Persantino, ha perso il controllo ed è caduto. Sul posto 118 e polizia locale. Gli agenti hanno avuto il sospetto che l'uomo avesse bevuto. È stato così trasportato in ospedale per essere medicato e lì è stato sottoposto all'alcol test. L'esame del sangue ha dato un esito di 1,64 grammi per litro. L'uomo è stato così denunciato e gli è stata ritirata la patente. Il motorino non è stato invece sequestrato perché intestato alla moglie. A Omegna i residenti e commercianti di via Fratelli di Dio chiedono all'amministrazione comunale più attenzione per il quartiere. Lamentano lo stato di abbandono di alcuni punto luce, la scarsa manutenzione di una fontana, i problemi creati al traffico dalla presenza della fermata del bus. Le richieste sono state raccolte in un documento sottoscritto da 50 tra residenti e commercianti. Il documento è stato depositato in comune. Maggiore attenzione è quella che chiedono i residenti e i commercianti di via Fratelli di Dio, biglietto da visita, entrata in Omegna, perché ci sono tante cose che non vanno. Assolutamente sì, infatti sono stato contattato dai commercianti, cittadini, ma anche gli avventori dei negozi che appunto frequentano questa zona, che segnalavano lo stato di degrado e di abbandono di questa parte della città, che come appunto dicevi tu è l'ingresso della città. Come si può vedere, ci sono dei pali divelti con le catene in mezzo alla strada, addirittura da giorni c'è un'anta di un armadio ferma in rotonda, c'è una fontana divelta che è lì da tempo, l'erbaccia, il verde pubblico non ne parliamo, ci sono i lampioni della luce dove addirittura sono caduti a pezzi e non ci sono più illuminazione, quindi ci sono un paio di cosette che secondo me con un po' più di attenzione e poca spesa si potrebbe veramente mettere a posto. I commercianti, come dicevo appunto, e i residenti mi hanno chiesto di portare avanti una raccolta firme. Nel giro di qualche giorno abbiamo raccolto una cinquantina di firme che appunto domani mattina presenterò in comune e farò protocollare affinché l'amministrazione si possa prendere carico di questa nostra segnalazione. Non solo, si chiede anche lo spostamento anche della fermata del bus. Assolutamente sì, perché qua in questa zona, che comunque è zona nevralgica, c'è appunto due problemi, che sono: uno, la fermata appunto su via Fratelli di Dio, dove si ferma praticamente il pullman in mezzo a due negozi, oltretutto non essendoci strisce pedonali o comunque una pensilina o un riparo per i ragazzi. Oltretutto delle volte addirittura i pullman sono due o tre e quindi diventa veramente complicato anche il discorso di viabilità. Lo stesso problema che c'è anche su via Ferriere, dove appunto non essendoci una vera e propria fermata ci sono questi pullman parcheggiati, due o tre pullman praticamente, che occupano gran parte della carreggiata.
Altro documento è quello che in Ostola stanno predisponendo i sindaci dei paesi montani. A loro dire, troppo penalizzante l'attuale orario scolastico adottato da alcune scuole superiori domesi per gli studenti che vivono nei paesi di montagna. In Ostola i sindaci dei centri valligiani sono sul piede di guerra, ritengono che l'orario scolastico entrato in vigore lunedì 11 settembre sia penalizzante per gli studenti delle scuole superiori che vivono in montagna, da cui l'appello lanciato ai dirigenti scolastici dell'Istituto Marconi, Galletti e Naudi e del Liceo Spezia. Pochi giorni fa al Tecnoparco una delegazione di sindaci si è incontrata per discutere il tema. È stato deciso di sottoscrivere un documento dove gli amministratori delle vallate ossolane chiedono ufficialmente ai vertici delle due scuole di rivedere l'organizzazione oraria. L'uscita da scuola alle 14 e l'arrivo a casa dopo quasi due ore per molti studenti che vivono in montagna non è accettabile, e così le famiglie hanno chiesto l'intervento dei sindaci. La lettera, stilata dal primo cittadino di Manzone con San Carlo, in questi giorni sta passando al vaglio dei colleghi. Il documento sarà poi discusso in seno ai consigli d'istituto delle due scuole. Solo dopo si potrà arrivare a ritoccare l'orario di fine lezione. La prima a sollevare il problema la scorsa settimana è stata la sindaca di Formazza. A lei si sono poi uniti i colleghi delle altre valli. Troppo facile parlare di montagna, ha detto Bruna Papa, solo in termini turistici. La montagna va aiutata proprio quando ci sono le situazioni più difficili. Far rientrare a casa i ragazzi da scuola poco prima delle 16 non agevola la loro vita e di fatto li penalizza sotto ogni altra attività. E ora la pagina politica, che ci porta ad occuparci ancora della situazione interna all'amministrazione aronese. Denise Mazzali, sostegno incondizionato al sindaco attuale Federico Monti, però Denise fa parte anche di Fratelli d'Italia. Faccio parte dei Fratelli d'Italia ormai da qualche tempo, che è una scelta che ho condiviso anche un po' questa mattina con il sindaco Federico Monti, perché ovviamente è il mio sindaco e ho dato l'avviso al nostro sindaco. Sono felice di questo nuovo inizio, so che sarà un buon inizio. Ecco, Nastri ha già annunciato che ci sarà un gruppo a sostegno di Federico Monti nelle prossime elezioni amministrative. Allora, il sostegno a Federico Monti, sindaco di Arona, c'è già adesso. Le elezioni sono tra due anni. No, io dicevo da parte di Fratelli d'Italia. Assolutamente sì, confermato adesso e confermato ancora. E tra l'altro ha annunciato che ci sono molte persone che sono vicine a Fratelli d'Italia, che a livello nazionale ha raggiunto degli risultati di adesioni notevoli. Sicuramente ottime, e sicuramente anche ad Arona ci saranno delle persone che hanno votato Fratelli d'Italia e che vogliono ritrovarsi in Fratelli d'Italia, e come dice giustamente il senatore Nastri, siamo pronti ad accoglierli. Adesso veniamo a questa anticipazione fulminea di Gusmeroli. Cosa posso dire? No comment. Ecco, e quindi ci potrà essere ancora, diciamo, non dico armonia, ma la possibilità di proseguire, o questo governo cittadino cadrà? No, allora il governo cittadino non cadrà, sono due sindaci, cioè c'è il sindaco della Lega, sono entrambi nella Lega, come ha detto giustamente il senatore Nastri, sarà la Lega poi a decidere eventualmente che candidare, ma la giunta ha sempre lavorato con il sindaco Monti non dimentichiamo che è stato vice sindaco in due legislature Gusmeroli, quindi si conoscono, lavorano insieme bene, ha voluto anticipare il sindaco Gusmeroli la sua discesa in campo, ben venga. Centrodestra spaccato in due? No, perché? Gusmeroli ha annunciato che si candida. Certamente, ma ripeto, sono entrambi della Lega, come dice il senatore Nastri. Sarà poi. Quindi potrebbe far parte per assurdo Gusmeroli a questo gruppo? È comunque una cosa unica, due anni sono tanti, sono lunghi. Il gruppo Verbania Futura ha presentato le proprie osservazioni alla proposta tecnica di variante al piano regolatore cittadino verbanese. Sentiamo di che cosa si tratta. Manca la visione della città del futuro, ci sono dei grandi buchi bianchi a partire dall'ex accettati, dove si scrive in relazione che i tempi saranno lunghi, oggi non ci occupiamo del problema e rimane un'area bianca che per noi è invece strategica, che il pubblico dia gli indirizzi da applicare di concerto poi con la proprietà privata. Si dice che non c'è consumo di suolo ed è una contraddizione netta. La previsione di circa 50 appezzamenti dove si potrà edificare, sparsi sulla base di una logica non oggettiva, è contraria a quella che è il consumo del suolo zero. Allora noi diciamo, partiamo da due
i nostri obiettivi e le nostre osservazioni tecniche che sono propositive per costruire insieme questa città, è l'occasione per costruirla insieme, perché disegnerà i prossimi almeno 10 anni della nostra città. Partono da dire dobbiamo consumo del suolo mirato allo zero e laddove solo è necessario con dei criteri oggettivi. La salvaguardia del paesaggio, che è il nostro valore aggiunto. Paesaggio, ambiente sono gli elementi che noi possiamo offrire per promuovere questo territorio rispetto anche ad altre realtà similari alla nostra che offrono altri servizi. Mi riferisco al Lago di Garda. Noi non possiamo competere sull'offerta del Lago di Garda, noi abbiamo il paesaggio e l'ambiente che va salvaguardato e va venduto, tra virgolette, e l'occasione del piano va anche in questa direzione. Manca tutta la parte della viabilità dei parcheggi, quindi cosa vogliamo fare della mobilità lenta e della grande viabilità. Non c'è il tracciato che crea salvaguardie e vincoli approvato da ANAS della circonvallazione, così come tutto il sistema ciclopedonale, la mobilità lenta, insieme al sistema dei parcheggi. C'è tutto il lavoro svolto dall'architetto Kipar che noi condividiamo, che è allegato in relazione, ma non c'è nessun elemento attuativo di quanto ci dice in questa relazione. Sono iniziati in questi giorni, comunica la sindaca di Verbania Silvia Marchionini, i lavori di riqualificazione del marciapiede in Viale delle Rimembranze che porta al cimitero di Pallanza. Un intervento che viene incontro alla necessità di rimettere in sesto un camminamento molto usato e ora ammalorato, come richiesto da molti cittadini e dal quartiere con il suo presidente Enzo Finotto. L'intervento ha un costo complessivo di 90.000 euro, aggiunge l'assessore ai lavori pubblici Raffaele Allevi, e vede la rimozione dell'attuale pavimentazione in tufo con la posa di una nuova lastra in pietra da 3 cm con finitura bocciardata e delimitata da cordoli di pietra. Un ulteriore intervento dopo i numerosi di questi ultimi mesi, conclude Allevi, e anni in varie parti della città che hanno visto la posa di nuovi marciapiedi o la loro riqualificazione per la messa in sicurezza dei pedoni come il Corso Cairoli, Corso Italia, Viale San Giuseppe, Possaccio, Suna, Trobaso e altri. Nel settembre del 1943 sulle rive del Lago Maggiore si consumò la prima strage di ebrei. Ieri a Baveno e Stresa, oggi ad Arona, inaugurato il percorso della memoria. Il progetto, di cui è capofila l'ANPI di Novara, prevede il posizionamento in tutte le località interessate di uno o più totem informativi. Prende avvio da Baveno e Stresa il progetto ZACOR, Percorsi della Memoria, dedicato alla prima strage di ebrei in Italia, avvenuta qui, sul Lago Maggiore, nelle attuali province di Novara e VCO, tra il settembre e l'ottobre 1943. Il progetto ZACOR è nato da un sogno, da uno slancio, quello di Giovanni Bloisi, il ciclista della memoria, che un giorno mi ha chiamata. Noi siamo amici da lunga data perché anche lui appartiene all'associazione che io ho l'onore di rappresentare, cioè l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, e durante questa telefonata mi ha detto: ho avuto un'idea, vorrei posizionare dei pannelli lungo appunto il tragitto che ho appena svolto in bicicletta sui luoghi della strage, della prima strage degli ebrei in Italia, nelle località del Lago Maggiore che sono state teatro di questa tragedia. Ciascun pannello è dotato di un QR code che rimanda a contenuti multimediali. Una mappa che permette di raggiungere gli altri totem attraverso percorsi che si vogliono proporre come veri e propri itinerari della memoria, approfondimenti sulla vicenda locale, la traduzione in inglese e tedesco del contenuto del pannello. Ad aderire al progetto le amministrazioni comunali di Baveno, Stresa, Orta, Arona, Novara, Ranco, Meina, Intra, Piannava B, Mergozzo, Fondotoce e Meina. Nei prossimi mesi sono inoltre previste una serie di iniziative che coinvolgeranno i ragazzi delle scuole. Questa è stata l'occasione, grazie anche ai suggerimenti di Giovanni, ciclista della memoria, di metterci in rete con gli altri 9 comuni in cui questo eccidio è accaduto, ripeto, primo nella storia dell'Italia, in Italia,
da parte di un gruppo di SS che all'indomani, ripeto, dell'armistizio è piombato sul Lago Maggiore cercando di prendere e di uccidere il più possibile coloro che abitavano in quel momento qua e speravano di poter magari essere in salvo rispetto ad altre zone di guerra. Quindi sì, i nostri giovani hanno bisogno di sapere, di imparare, di conoscere queste storie ormai, ma di fare memoria, soprattutto quando la storia ci ha toccato così da vicino, ovviamente nella speranza che esperienze ed eventi di questo genere non si possano e non si debbano più ripetere. Da lunedì prossimo e fino a domenica 24 settembre tanti appuntamenti per ricordare la figura di padre Michelangelo, il frate diventato parroco della Cappuccina. Un quartiere nato da nulla dove c'erano i sassi del torrente Bogna che ha accolto i primi meridionali arrivati in città alla ricerca di lavoro. Il parroco, sostenuto da donazioni, ha dato vita all'asilo, alla casa del fanciullo, oggi casa Letizia, e ovviamente alla chiesa. Per ricordare la figura di padre Michelangelo, lunedì prossimo una conferenza alle 21 nel salone sotto la chiesa. Se in vita, quest'anno avrebbe compiuto 100 anni. Parliamo di padre Michelangelo Falcioni, il parroco che ha legato il suo nome in maniera indissolubile al quartiere della Cappuccina a Domodossola. Da lunedì 18 settembre fino a domenica 24, molti gli appuntamenti promossi dalla parrocchia in collaborazione con un comitato di cittadini sorto per l'occasione. Alle 21 di lunedì una conferenza per ricordare la figura del frate arrivato da Beura e che più degli enti locali si è speso per dare servizio a una parte importante della città. Il quartiere oggi ha un volto diverso dagli anni 50, oggi molte palazzine realizzate negli ultimi anni hanno dato un aspetto più moderno alla Cappuccina. Negli anni del dopoguerra era soprannominata la Bissigna, qui le prime famiglie meridionali, per lo più calabresi, arrivate a Domodossola in cerca di fortuna, hanno realizzato le loro abitazioni. Per loro il frate beurese si è speso, grazie a donazioni private, ha costruito prima l'asilo, la casa del fanciullo, la chiesa, ha realizzato appunto la casa per accogliere i figli degli emigrati in Svizzera, ha realizzato corsi serali per formare chi era in cerca di occupazione. A seguito delle sue intuizioni, anche gli enti locali hanno lavorato portando nel quartiere le scuole elementari prima, le medie poi. Oggi la Cappuccina dà ospitalità anche a quasi tutte le scuole superiori di Domodossola. Padre Michelangelo nella sua opera religiosa e civile è stato un visionario, ha saputo realizzare progetti innovativi per i suoi tempi, il tutto nell'ottica di aiutare ed agevolare sempre la famiglia, un grande valore per lui. Così oggi, per ricordarlo, il suo quartiere ha organizzato concerti il 19 alle 21 e ancora il 21 settembre alle 21, musica classica, ma anche il concerto dei Domodossola accompagnati dal coro blu giovedì prossimo. Mercoledì invece, per parlare dell'opera del frate, arriverà Monsignor Franco Giulio Brambilla. A ospitare gli eventi sarà il teatro sotto la chiesa. Anche questa struttura è stata voluta da padre Michelangelo. Venerdì prossimo invece è in programma la cena calabrese promossa dal comitato di quartiere della Cappuccina. Il 24, dopo la Santa Messa delle 17.30, ci sarà invece la pericena. Per gli appuntamenti culinari occorre la prenotazione entro il 19 settembre ai numeri 328 44 67 796, 347 402 30 48 o ancora 340 36 95 900. Siamo allo sport. Azzurra Basket VCO ha una nuova casa, la prima sede sociale del sodalizio in via 4 novembre a Crusinallo di Omegna, al di sopra degli spazi occupati da Cipir, a 10 anni dall'approdo a Omegna del Baskin. Una nuova sede per Azzurra Basket VCO e soprattutto per il Baskin a Omegna, una grande soddisfazione da parte vostra, immagino, Presidente. Sì, era una cosa che ci avevamo prefissi e finalmente ce l'abbiamo. Dobbiamo veramente ringraziare tutti i dirigenti, collaboratori, genitori, simpatizzanti che hanno lavorato tanto anche per sistemarla. Il giorno di Ferragosto, ma proprio il 15 di agosto, erano qua che pitturavano le pareti e le porte, quindi è stata proprio una cosa bella da vedere e questo ci dà ancora più soddisfazione. Soddisfazione per un progetto che anno dopo anno cresce. Cresce il progetto e anche per questo era importante avere una sede di riferimento. Fabio, parliamo un po' del progetto sportivo sia di Azzurra e soprattutto del Baskin. Allora, sì, il progetto sportivo quest'anno riprende con già gli appuntamenti che bene o male avevamo consolidato lo scorso anno, quindi martedì e venerdì si fa allenamento con il gruppo dei grandi, martedì a Ornavasso e il venerdì al Forum.
si aggiunge, perché già lo avevamo iniziato l'anno scorso, ma gli diamo più spazio a un gruppo under 14, quindi riusciamo a dividere i children dai junior, che sono le scuole elementari i primi e le scuole medie gli altri, perché cominciano a diventare abbastanza numerosi e li facciamo allenare anch'essi al venerdì dalle 5 in poi. E la novità di quest'anno è che abbiamo, tramite questo accordo con la cestistica di Domo, uno spazio anche a Villa d'Ossola, quindi il lunedì cominceremo l'attività regolarmente anche a Villa d'Ossola, a cui si aggiunge l'attività nelle scuole. Al liceo Cavalieri c'è un gruppo sportivo che tutti i venerdì dovrebbe allenarsi con gli studenti. E l'anno scorso il progetto nelle scuole medie di Gravellone ha portato un grande entusiasmo e speriamo che i docenti continuino a promuovere il basking nella scuola. Al pari di questo vorremmo fare dei progetti nuovamente quest'anno nelle scuole, probabilmente l'idea di puntare maggiormente su Omegna. E per il momento è tutto, grazie per averci seguiti, buona serata.